amarvi con tutto il cuore, farlo crescere sempre di più, donandovi totalmente, ogni giorno, nelle piccole cose, anche quelle più semplici, ogni giorno, per sempre. Anche se a volte quel per sempre può fare un po' paura, però quel per sempre è come una pietra, è come un fondamento su cui edificare la vostra vita. Pregate gli uni per gli altri, cercate sempre la pace, dice San Paolo, rompetevi i piatti in testa se necessario, però siate capaci di ristabilire sempre la pace nella vostra casa, nella vostra vita, nel vostro cuore, perché la pace è il fondamento più grande su cui edificare la vostra vita e nella quale camminare per poter essere, come dicevo prima, luce, testimonianza viva di quello che Dio sta operando oggi nella vostra vita. È il segno della gioia. Questo non deve mai mancare. Ogni mattina, quando aprirete gli occhi e tu, Martina, guarderai Pietro e tu, Pietro, guarderai Martina, la prima cosa che deve sgorgare dal vostro cuore deve essere la gioia. La gioia di poter essere accanto a colui che Dio vi ha messo accanto. Sarete luce, luce. Che cosa bella, che cosa bella. Essere luce per gli altri. E attraverso una cosa molto semplice voi sarete luce. Quando guardandovi i vostri occhi brilleranno. Quando amandovi il vostro amore risplenderà come luce. Sapete qual è il sogno di Dio? Che ogni uomo sia felice. Auguri.